A poche ore dal durissimo muro contro muro avutosi a Casamicciola Terme tra le forze dell'ordine e i cittadini che solidarizzavano con Luigi Imbagliazzo, disoccupato, a cui lo Stato ha deciso di abbattere la prima e unica casa di abitazione di appena 50 metri quadri e in cui vive con la moglie Raffaella e la piccola figlia Anna di 5 anni, stamattina giovedì 21 gennaio 2010, le stesse ruspe dello Stato che stanno abbattendo le case della povera gente si sono recate all'interno della pineta Bosco della Maddalena per riprendere incredibilmente i lavori per la costruzione in una zona ad alto rischio idrogeologico della caserma forestale, un palazzone di 3 piani di cemento armato. Che vergogna! Dopo essere stati contattati da alcuni cittadini ci siamo immediatamente recati sul posto dove abbiamo trovato la pala meccanica che portava avanti lo scempio ambientale di Stato, spianando il terreno che le seghe elettriche dello stesso Stato nelle settimane scorse avevano sgombrato dai rigogliosi pini, abbattendoli uno a uno senza pietà. E siamo proprio all'interno della pineta Bosco della Maddalena, vedete, mentre Luigi, Raffaella e la piccola Anna sperano che lo Stato non gli getti giù il morso di casa di 50 metri quadri sbattendoli letteralmente per strada, vedete, alle nostre spalle lo Stato, quello stesso Stato inadempiente che non ha dato la possibilità ai cittadini di costruire nella legalità la prima casa, costringendo la cittadinanza a costruirsi abusivamente un tetto sotto il quale poter soggiornare con i propri figli. Qui sta letteralmente distruggendo, in una zona ad alto rischio idrogeologico, parte della pineta Bosco della Maddalena per realizzare ex novo, su un'isola dove non si può costruire nulla, un palazzone di 3 piani per far alloggiare la nuova caserma forestale dello Stato, cioè di quella istituzione deputata alla salvaguardia del nostro territorio. Questa è una vergogna indelebile per lo Stato capitalistico del nostro paese, è una vergogna indelebile per tutta l'Italia, è un vero e proprio affronto a tutti quei cittadini a cui lo Stato sta procedendo senza voler sentire ragioni ad abbattere la casa. Questa è una vera e propria provocazione verso tutti quei cittadini a cui lo Stato, questo stesso Stato, sta facendo piangere lacrime amare, abbattendogli la prima casa. Vergogna, vergogna, vergogna! È stato davvero impressionante vedere la pesantissima pala meccanica operare a ridosso di un costone franoso la cui conformazione dà il senso della fragilità idrogeologica della zona. La cosa che scandalizza di più in questa triste e intricata vicenda è che nelle settimane scorse, dopo che il PCML era riuscito a far sequestrare il cantiere, la stessa magistratura napoletana che sta provvedendo ad abbattere le prime case di necessità lo dissequestrò, dando il via libera di fatto all'abbattimento dei pini all'inizio dei lavori. Ma non è tutto. Il comune di Casamicciola, seppur con estremo ritardo e solo dopo l'abbattimento dei pini, notificò un'ordinanza di sospensione dei lavori che stamattina sono ripresi dopo che il TAR Campania ha rigettato l'istanza di sospensione della ditta appaltatrice, senza pronunciarsi sul merito, non avendo ritenuto sussistente il danno irreparabile per la ditta stessa, avendo l'ordine di sospensione dei lavori del comune esaurito i suoi effetti allo scadere del 45° giorno dalla data di emissione del provvedimento. Questo significa che l'amministrazione di Casamicciola, per bloccare lo scempio di Stato in atto nella pineta Bosco della Maddalena, deve immediatamente emettere un'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi. Ma quello che è ancora più grave è che lo scempio di Stato si stia consumando nonostante la sovrintendenza ai beni ambientali di Napoli, dopo aver espresso più volte parere negativo all'opera, nel dicembre scorso abbia scritto alla Procura della Repubblica chiedendo le verifiche e i provvedimenti di competenza. Intanto, proprio l'avvio dei lavori per la caserma forestale in concomitanza con l'inizio dei disumani abbattimenti delle prime case di necessità sta letteralmente indignando l'opinione pubblica isolana.
essere tutto quanto un bosco della Maddalena a fermare questi lavori schifosi, proprio è una cosa fenomenale. Poi vanno a buttare la casa per terra di una povera ragazza di 50 metri quadri, ma scherziamo, tutti quanti dobbiamo andare là e bloccare questi pini tutto per terra, è uno schifo. Infine dobbiamo sottolineare che la cittadinanza dell'isola di Ischia continua a stare vicino a Luigi, Raffaella e la piccola Anna, a cui lo Stato vuole abbattere la misera casa di appena 50 metri quadri. Via Borbonica, la strada che costeggia l'abitazione di Luigi, è diventata meta di un vero e proprio pellegrinaggio quotidiano. Di giorno e di notte sono centinaia gli isolani che vanno a solidarizzare con quest'umile famiglia di lavoratori che si stanno stringendo con commovente affetto intorno a questi nostri concittadini. Stamattina poi, a sorpresa, Luigi, Raffaella e Anna sono stati attorniati dal calore umano di ben 200 studenti che si sono recati sulla Borbonica trascorrendo con gli impagliazzo l'intera mattinata. Gesti di solidarietà umana che non si vedevano da tempo sull'isola e che sono il frutto dell'arroganza e della prepotenza dello Stato che sull'isola di Ischia vuol negare con l'utilizzo della forza il diritto alla casa a chi dallo stesso Stato inadempiente è stato costretto a costruirsela abusivamente. Oh, no, ti fanno abitare.